Primo video dell'anno, amici nerazzurri, torno a commentare dopo 3 giornate di assenza la nostra internazionale che arriva a 51 punti dopo essersi confermata campione d'inverno e comincia il girone di ritorno nel migliore dei modi. Diciamo che meglio di così non potevamo ricominciare. Un 5-1 limpido e pulito nei confronti di una squadra che non nascondiamo, temevamo prima di scendere in campo al Brianteo, memori di quello che era successo l'anno scorso, ovvero il pareggio all'ultimo minuto, poi la sconfitta in casa con il gol dell'ex Caldirola. Diciamo che Inzaghi ha preparato la partita in maniera, diciamo, perfetta, perché l'Inter finalmente è tornata ad aggredire con un bel pressing subito dall'inizio della partita gli avversari, li ha costretti a non uscire mai dalla metà campo e abbiamo trovato 2 gol. Prima il rigore per il mano evidente di Gagliardini. Li ha preso qui e adesso io capisco la frustrazione, il rosicamento, lo smaronamento degli amici juventini e milanisti che ancora l'ennesimo rigorino contro i Gravina Boys, contro gli amici di Ceferin. Non volevo parlare degli arbitri, non volevo parlare di questo argomento, ma leggendo tutti i post di continuo, soprattutto quelli dei tifosi dell'Ascoli, quelli in pigiama, e allora uno ci deve cadere per forza. Allora è tutto il campionato che rosicano, è tutto il campionato che leggono la targa nel nostro deretano, è tutto il campionato che stanno dietro, tutto il campionato che rompono i maroni ogni domenica facendo le vittime, i piagnistei, come se fossero veramente circondati da una mafia cinese, dalla mafia della UEFA, dalla mafia di chi si deve salvare assolutamente, perché quelli hanno 800 milioni di debiti e quindi se li vogliono salvare devono fargli vincere il campionato. Signore, un po' di serietà, un po' di serietà. Toglietevi quel prosciutto di davanti agli occhi e guardate chi sta in testa al campionato meritatamente, vincendo ogni partita, andando a Monza, facendogliene 5 e nonostante tutto, anche oggi, ma il rigorino Gagliardini c'aveva il braccio attaccato quando c'aveva il braccio così. Frattesi era già in volo quando Akpat Pro gli è montato addosso, come se fosse, se lo voleva montare, l'ha montato. Frattesi no, non è rigore. Il fuorigioco del gol di Pessina era evidente, quindi è evidente, si è visto con la linea del VAR, quindi cosa andate a rosicare, amici rossoneri, foggiani e ascolani? Cosa andate a rosicare ancora? 5-1 che non ammette alcun commento negativo. Molto bene, soprattutto il centrocampo. Adesso si capisce perché Inzaghi li fa giocare di continuo questi tre. È stata una sinfonia rossiniana in cui tutti e tre gli interpreti, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, hanno giocato una partita veramente sontuosa. Non mi è dispiaciuto neanche Aslani per qualità quando è entrato e Fratesi che si è procurato il rigore. Ho letto male Marcus Thuram nel primo tempo. Sì, non sarà stato brillante, ma nel secondo tempo quel gol in cui ha messo a sedere Caldirola e sul primo palo ha spiazzato Sorrentino, ragazzi, è da cineteca del calcio. Adesso probabilmente i pigiamati domani andranno martedì con lo scalzuolo, quindi lasciamo perdere. Poi noi andiamo a Riyadh a giocarci la Supercoppa, quindi concentrati adesso nell'ottenere questo trofeo che è importante, portiamolo a casa, è una nuova formula, abbiamo 2 partite non facili, la Lazio e poi speriamo di arrivare in finale e poi si riprenderà a Firenze, purtroppo dove non avremo Hakan Çalhanoğlu che, amici milanisti, ancora state lì a rimpiangere. Forza, Inda!